Buonasera a tutti i web spettatori, siamo ritornati di nuovo con Open Market, il nostro appuntamento quindicinale del venerdì di Liberi TV. Da questa nuova stagione inizia la conduzione, tra virgolette, in solitario, dopo che ho ricevuto l'aiuto all'introduzione in questa trasmissione dagli amici di Liberi TV. E quindi direi di partire subito con questo nuovo ciclo di Open Market e andare subito ad analizzare quello che è il tema fondamentale di queste ultime settimane che ha tenuto banco sui mercati finanziari e anche negli ambiti della politica internazionale e dell'economia internazionale, e cioè in particolare i due interventi fatti sia dal governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi, sia poi a distanza di poche ore dal governatore della Federal Reserve, Benny Bernanke. In tutti e due i casi si è sostanzialmente di operazioni di monetizzazione del debito o comunque, come nel caso della BCE, di intenzione a monetizzare il debito attraverso dei meccanismi di acquisto da parte delle banche centrali o come nel caso degli Stati Uniti o come nel caso dell'Europa attraverso il fondo salva stati di acquisti intermediari dalla Banca Centrale, di titoli di Stato sia europei, dei paesi soprattutto in difficoltà, che nel caso della Federal Reserve di acquisti di debito americano. Questa è stata festeggiata dai mercati come una buona notizia, tant'è che i mercati si sono fatti da luglio ad oggi, fino a quando, soprattutto fino alla settimana scorsa, quando sono state comunicate queste due misure in cui i due governatori hanno dichiarato di voler comprare debito a oltranza, i mercati finanziari hanno festeggiato con un rialzo di oltre il 33%, salvo questa settimana fermarsi un po', prendere fiato e riteniamo noi forse iniziare di nuovo a prendere beneficio sui valori degli asset finanziari. Questo perché? Perché inizialmente può essere stata valutata come un'ottima cosa, cioè l'intervento delle due banche centrali nell'acquisto oltranza dei debiti pubblici. Se da una parte è vero che, non, che interventi del genere possono nell'immediato dare respiro all'economia, quantomeno mettere i governi in condizione di non opprimere troppo con tassazioni o altri drenaggi fiscali l'economia reale, è anche vero che però questo tipo di interventi denotano e continuano a denotare una grande difficoltà dell'Occidente, delle due banche centrali principali dell'Occidente, cioè la grossa mole non solo di debito pubblico, ma di tutte delle attività finanziarie complessive che da qui al 2000, fino al 2015 andranno in scadenza. E tanto è vero che Bernanke ha detto che gli Stati Uniti manterranno i tassi sostanzialmente a zero fino proprio a metà del 2015. Non è casuale quella scelta, visto che la maggior parte dell'ammontare di queste attività finanziarie vanno in scadenza su quell'anno. Questo però non aver immesso denaro nell'economia, ma semplicemente aver monetizzato carta, cioè aver emesso moneta virtuale iscritta nei bilanci delle banche centrali, quindi in qualche modo altra forma di debito che un giorno andrà ripagata, attraverso cui poi sono stati comprati questi debiti a scadenza dagli stessi stati. Cioè sostanzialmente si è fatta una ulteriore partita di giro, a mio avviso, per comprare tempo. Quali sono le conseguenze che questo avrà sull'economia reale e sui mercati finanziari? Sull'economia reale, diciamo che prendere questo tempo c'è la speranza da parte dei governatori centrali che l'economia riesca, il reale, riescano, dei vari paesi riescano a ripartire con dei tassi di crescita anche abbastanza sostenuti da qui al 2015, così da poter, poi scaricare la pressione che c'è in questo momento sui debiti. Ciò però, date anche le politiche di rigore che ci sono in questo momento in atto, soprattutto in Europa, è molto molto difficile perché prevede una ristrutturazione dell'economia tale da poter avere dei tassi della crescita della produttività
non dico cinesi, ma insomma a livelli sostenuti che noi non osserviamo, almeno in Europa, e nello specifico in Italia, almeno dagli anni 70 e forse prima. Quindi a mio avviso è un azzardo, cioè un prendere tempo su una scommessa che fosse difficile vincere. Sarebbe stato meglio, almeno parte di quel denaro, effettivamente farlo girare nell'economia reale. Quindi effettivamente non solo da banche per comprare titoli di Stato, addirittura comprarli direttamente come banche centrali, ma fare in modo che questo credito arrivasse all'economia reale, così che le imprese, se da una parte pur subendo il drenaggio fiscale, potevano in qualche modo avere un maggiore accesso al credito, vista che negli ultimi anni la velocità di circolazione della moneta e la messa a disposizione del credito sta diminuendo drasticamente. Così da incentivare nuove imprese o comunque ristrutturazioni di imprese che in questo momento sono in difficoltà e che potrebbero invece continuare a crescere. Credo che questo sia stato un grosso errore, e un errore che verrà pagato caro in futuro se non si corregge da subito o nei prossimi, entro pochi mesi, la rotta. Poiché avremo da una parte che le banche centrali si saranno auto-indebitate con la creazione di moneta in bilancio per assumere gli impegni sul debito degli stati, ma allo stesso tempo, non avendo immesso denaro in circolazione per l'economia reale, assisteremo a un continuo e drastico ridimensionamento della crescita economica. Su questo si inserisce la polemica di oggi tra. O meglio, la differenza di previsioni che oggi c'è stata sul PIL italiano da parte di Mario, del capo del governo Mario Monti, e dall'altra parte del presidente di Confindustria, laddove il presidente Mario Monti sostiene che già dal 2013 il PIL dell'Italia riprenderà a crescere, mentre per il presidente di Confindustria Squinzi ciò è assolutamente al di là di ogni possibilità, mentre lui vede la possibilità che il PIL italiano ricominci a crescere solo dal 2014 in poi. Sinceramente, io sono più vicino alla visione di Squinzi, poiché ribadisco, nel momento in cui non c'è credito, nel momento in cui la velocità di circolazione della moneta nell'economia reale diminuisce, molte meno imprese entrano sul mercato perché l'incertezza regna a tal punto per cui è difficile che qualcuno si arrischi a fare impresa, e allo stesso tempo altre imprese che già sono sul mercato magari possono incontrare ulteriori difficoltà perché non venendo pagate dai clienti si troveranno alle strette e non avendo credito dalle banche o dal sistema finanziario saranno costrette a ridurre la produzione o comunque a fare grossi tagli che influiranno sui redditi delle famiglie e quindi sarà una spirale recessiva ulteriore sui consumi. E quindi in questo senso diciamo che se osserviamo i mercati finanziari dal punto di vista esclusivo dell'analisi fondamentale e quindi dei fondamentali dell'economia, dovremmo essere completamente pessimisti. E in effetti dal punto di vista di un'operatività di mercato, solo tenendo conto dei fondamentali dell'economia, direi sicuramente di andare al ribasso. Però la mia esperienza, ma anche l'esperienza di chiunque abbia un po' di dimestichezza sui mercati finanziari, è quella di conoscere come i flussi di denaro, a prescindere dall'economia reale, influenzano invece gli andamenti di mercato. Quindi quella monetizzazione dei debiti attesa e poi avallata dalle due banche centrali è quella che sostanzialmente ha guidato i rialzi delle azioni, delle azioni a livello dei mercati azionari a livello mondiale. Ciò con l'esclusione però dell'Italia, perché l'Italia il mercato azionario italiano, a causa dello spread per debito italiano e debito tedesco, aveva raggiunto comunque dei livelli di prezzo tali per cui un'azienda come Enel è arrivata addirittura a rendere il 13% in quanto a dividendi staccati rispetto all'anno scorso. Cioè significa che i prezzi delle azioni italiane a fine luglio erano arrivati a un livello tale per cui un'azienda come Enel stessa
fosse riuscito a ottenere gli stessi utili dell'anno scorso, cosa che sta accadendo al momento, almeno sulle previsioni sui primi 6 mesi, avrebbe sostanzialmente staccato un utile per le azioni per ogni azione pari al 13% del prezzo minimo fatto registrare all'inizio. Quindi sull'Italia il rialzo è stato soprattutto dovuto non solo all'emissione di liquidità nel sistema finanziario da parte delle banche centrali, ma anche al fatto che erano effettivamente molte aziende sottovalutate. Quindi tenendo conto dei due volani dei mercati, cioè da una parte i flussi di liquidità, quindi dalla componente finanziaria, dall'altra parte tenendo conto invece della componente economica reale, io mi aspetto un calo dei consumi nei prossimi anni, ma che calo dei consumi ovviamente andrà soprattutto a pesare sui settori in cui la domanda di beni non è rigida, e magari, non so, il settore dei beni intermedi o di quei beni di cui si può rimandare l'acquisto. Quindi vediamo in questo senso la crisi del settore auto che sta in particolare affliggendo la Fiat con tutte le conseguenze politiche sul lavoro che si possono di cui si ha contezza in questi giorni osservando i telegiornali e non solo tutti gli altri beni che non le famiglie possono fare a meno e per cui l'azienda di beni di non prima necessità credo che in qualche modo subiranno la maggior parte delle perdite in termini di crescita economica, mentre dovranno, a mio avviso, resteranno più o meno stabili o comunque perderanno poco le aziende che offrono beni o servizi a domanda rigida. In questo senso penso alle aziende fornitrici di energia elettrica come l'Enel o comunque agli energetici in generale o anche alle aziende di beni di lusso perché sui beni di extra lusso. In genere chi ha una grossa quota di ricchezza, bene o male, continua a spendere a avere gli stessi livelli di spesa. Altre invece aziende i cui beni a mio avviso subiranno pochi cali o comunque marginali sono le aziende ovviamente alimentari, tutte le utilities, quindi forniture d'acqua, oppure forniture per l'azienda aerospaziale, per le commesse statali, e comunque in genere tutto ciò che è legato in qualche modo a una impossibilità di svincolarsi dal ciclo economico e quindi alla rigidità sia da parte dell'acquirente che è costretto ad acquistare quel bene, tutte queste aziende subiranno un declino in termini economici ridotto. Ma allo stesso tempo, però, visto che la maggior parte del flusso finanziario atteso, sia al rialzo che al ribasso e anche in leva finanziaria, è chiaro che queste preoccupazioni inizieranno man mano a venire di nuovo alla luce, per cui potremo assistere a dei rovesci repentini sui mercati azionari e sui mercati delle materie prime. Però quelli, a mio avviso, nonostante la situazione economica, potranno essere delle ottime occasioni di acquisto proprio di azioni di quote di società che hanno che fanno imprese in settori, nei settori che abbiamo detto. E allo stesso tempo, anche in questi ribassi potrebbero essere anche abbastanza violenti e repentini, potremmo assistere al ribasso del prezzo dell'oro che come mercati azionari ha avuto un grosso rialzo, sostanziale rialzo in questi ultimi 1 mese e mezzo, anche in quel caso l'oro potrebbe essere un'ottima occasione di acquisto, comunque di acquisto in prospettiva futura. Non tanto perché per una questione di aumento della domanda d'oro nell'immediato oppure perché per un'ulteriore diminuzione della produzione dell'oro, ma quanto perché proprio in virtù del fatto che questo aumento dei debiti pubblici diverrà sempre più evidente, perché gli interessi che vengono pagati non porteranno comunque un ulteriore aumento del debito. E tutto questo comporta che gli stati, con l'aiuto delle banche centrali, da una parte emetteranno moneta, dall'altra parte però faranno molto drenaggio fiscale,
potrà accadere, a mio avviso, non tanto che l'iperinflazione a livello mondiale, perché prima di arrivare a una cosa del genere si assisterebbe da prima a un defunto del sistema, prima di arrivare a quello, quanto piuttosto ci potrebbe essere una domanda aggiuntiva di beni preziosi, in particolare dell'oro, perché le persone preoccupate dal drenaggio fiscale gli stati potrebbero effettuare in virtù di questi problemi sui debiti e sull'ammontare dei derivati finanziari a livello globale, le persone potrebbero scegliere di accumulare ricchezza avendo beni mobili come l'oro, che non sono soggetti a registrazione come gli immobili, su cui magari invece possono esistere delle tassazioni. E quindi questo potrebbe comportare un aumento di domanda dell'oro dovuta a una difesa rispetto al rischio che lo Stato diventi uno Stato di oppressione fiscale. Storicamente è sempre accaduto che in cicli del genere, alla fine di cicli imperiali o di cicli imperiali o comunque anche di cicli storici più brevi, quando gli Stati o comunque i regni si sono trovati in tali situazioni per cui hanno dovuto in qualche modo drenare quanto più possibile risorse dai cittadini, dai propri cittadini, è sempre accaduto che l'oro e altri beni preziosi nuovi, potremmo pensare anche al platino, eventualmente all'argento, anche se è difficile da stoppare, sono aumentati rispetto a quella che era la valuta corrente del periodo. E quindi in questo senso io mi sento di indicarvi questa strategia di mercato. Cioè, mantenete al momento molto liquidità. Su ogni ribasso sostanziale dei mercati azionari, in particolare di quello italiano, comprate azioni di società che vendono o che offrono servizi a domanda libera, in particolare, vi dico, di energetici, di utilities e gli alimentari e altri che in qualche modo potremo dire nelle prossime puntate, vi potete eventualmente avere coscienza voi. Quindi su ogni ribasso sostanziale accumulate questo tipo di azioni e quindi parte dalla liquidità riversata da queste azioni. Allo stesso tempo state lontani dai debiti pubblici, anche dai debiti pubblici dei paesi attualmente considerati virtuosi, perché subiranno poi nel futuro, a mio avviso, subiranno le conseguenze che oggi non si riescono a vedere del loro intervento a favore degli altri paesi, e anche perché l'ammontare totale del debito pubblico anche di paesi come gli Stati Uniti, la Germania, l'Inghilterra, sono tali che comunque presenteranno dei problemi. Quindi, lontani dai debiti pubblici, su ogni ribasso immettete liquidità su questo tipo di azioni. Comprare molti beni reali, cioè un po' alla volta cercare di spostarsi da tutto ciò che è carta finanziaria, cioè che non sia rappresentativa, non so, come le azioni, ad esempio, sono quote di società, quindi sono dei beni reali sostanzialmente, ma per il resto dai debiti pubblici, ma anche dalla stessa carta moneta, io starei quanto più possibile lontano, perché prima o poi non sarà certamente entro un mese. Ma da qui a poco meno di un decennio andrà sicuramente rivisto tutto il sistema monetario. Dato che non si ha il controllo su come il sistema dovrà essere rivisto o sarà rivisto, un piccolo risparmiatore, secondo me, è utile che investa i suoi beni, la sua liquidità man mano detenendola in beni reali, che siano case di pregio. Ad esempio, io eviterei di acquistare case in palazzoni o magari meglio piccoli appartamenti in condomini di pregio che possono essere più facilmente affittati. E poi, per chi ha la possibilità, acquistare un po' di materie prime alimentari in qualche terreno, chi giustamente, poiché è difficile stoccare le attività alimentari, magari anche fa investire in fondi di investimento che specializzati sulle materie prime come il caffè, i cereali, il grano e tutte le materie prime alimentari, che a mio avviso nei prossimi anni forse sono tra le finanziarie che meglio potranno performare, data la scarsità di
che si avrà sia nelle produzioni, è data la domanda continuamente in aumento da parte dei paesi che ex in via di sviluppo, che oggi si stanno sempre di più. Beh, con questa analisi un po' incalzante, forse dovrò meglio forse studiarmi le pause per evitare di bombardarmi quasi come un brainstorming, direi che il nostro tempo a nostra disposizione credo sia terminato, per cui non mi resta che augurarvi un buon fine settimana e un arrivederci fra 2 settimane, a venerdì, mi sembra 21-28, siamo a venerdì 5 ottobre, con l'avvertenza di fare attenzione che proprio nella prossima settimana, le prossime 2 settimane possono essere l'occasione di forti ribassi, statisticamente parlando, sui mercati azionari. In questo caso, il mio invito, non è chiaramente perentorio, perché non obbligo, la mia non è un'attività di consulenza, è solo un'informazione finanziaria, però di fare attenzione: se ci dovesse essere ribassi corposi dell'ordine del 10, anche 20%, insomma, io un pensierino dico acquistare azioni e metalli preziosi, azioni di beni, come abbiamo detto, di società che offrono bene servizi a domanda rigida, lo farei molto volentieri. A tutti una buona serata, sperando di essere stato di ausilio in cui viviamo delle grandi incertezze. Buonasera a tutti.